contributo delle farmacie a questa lotta alla pandemia sarà sicuramente significativo. Il test rapido sbarca anche in farmacia. I soggetti non a rischio potranno eseguire il test antigenico a un costo che non potrà superare i 20 euro. È arrivato oggi via libera dalla Giunta l'accordo regionale che permette a tutte le farmacie aderenti, pubbliche e private, di offrire un servizio che rappresenta un'arma in più nel monitoraggio dei contagi. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Puglia con Federfarma, Assofarma e Ordini Provinciali dei Farmacisti e fissa 10 punti che regolano l'esecuzione dei tamponi antigenici. Potranno essere sottoposti a test soggetti che non appartengano a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e che non siano contatti di casi sospetti Covid-19. In caso di esito negativo non sarà necessario effettuare altri approfondimenti, se invece risultasse positivo bisognerà procedere alla conferma con test antigenico rapido di terza generazione o con quello molecolare e in questo caso i soggetti dovranno essere presi in carico dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. È un accordo che diventerà esecutivo nei prossimi giorni. Si tratta adesso di mettere a punto da parte delle farmacie, in funzione diciamo di quella che è stata la delibera, tutti quegli accorgimenti di sicurezza, di adesione ai protocolli regionali, al sistema informativo Java Covid-19. Le farmacie saranno registrate alla piattaforma Java Covid-19, dove saranno caricati i dati di chi esegue il test e il relativo risultato.